Un altro scoop di Rassegna Megarese riguarda la zona delle Saline, una zona umida di grandissimo valore naturalistico, ambientalistico di Augusta, città che ha molti gioielli architettonici, l'hangar per dirigibili, i forti che si è vittoria, che però non sono adeguatamente valorizzati per tante ragioni. Ma questa scoperta, questo scoop che noi stiamo adesso mostrandovi, mette in evidenza l'incuria, l'insipienza, possiamo dire anche il menefreghismo, volete, l'infingardaggine, quello che vi pare, di chi ci ha amministrato in precedenza, anche di coloro che approfittano di una situazione che è quella che state vedendo, cioè di scarica urbana, cioè una discarica urbana in una zona umida, quella delle Saline, che dovrebbe essere salvaguardata. Ecco le immagini che sono state girate in un momento in cui non ci si aspettava nemmeno di scoprire questa realtà nuda e cruda, cioè di discarica in pieno centro urbano, nella cosiddetta zona della Borgata, cioè nella prossimità di quella che viene chiamata comunemente Piazza Nuova, che in realtà ufficialmente è Piazza Unità d'Italia. Possiamo dire in realtà che si tratta di una bella piazza, con un'acustica sufficiente per uno spettacolo. C'è stato lì qualche anno addietro un concerto del nostro tenore, e bisogna riconoscere che fu un evento di grande spessore culturale, di grande richiamo, ma lì nei pressi c'è un cancello con un lucchetto aperto, chiuso, che dovrebbe delimitare l'area. Non si capisce perché ci sia questo cancello, anzi non si capisce perché c'è il lucchetto, quando quella è una strada asfaltata e c'è un marciapiede amplissimo, larghissimo, molto ben lastricato, che però, state vedendo, è un marciapiede che può essere divelto dalle erbacce che stanno crescendo a dismisura. Mentre ci incamminiamo verso questa strada, e ripeto, non si capisce perché sia così delimitato il cancello, ci accorgiamo di vedere proprio borse, porte divelte, pezzi di vetro, televisori buttati lì e altri oggetti, anche materiale di risulta vero e proprio, cioè in sostanza, l'abbiamo detto prima, discarica. C'è gente che ristruttura le proprie abitazioni, non vogliamo adesso accusare i proprietari, ma sicuramente coloro che svolgono i lavori, invece di andare a buttare questo materiale di risulta anche all'interno dei contenitori, dei sacchi di juta, che sono ormai obbligatori, invece di portarli nelle discariche ufficiali, le butta lì. Ora, la pausa è legittima, cioè vi sembra una cosa normale questa, vi sembra una cosa civile e soprattutto vi sembra una cosa che non deve essere censurata pubblicamente, giornalisticamente, visivamente, ma soprattutto censurata da chi ha l'obbligo di salvaguardare l'ambiente, cioè in primo luogo dovremmo dire i vigili urbani, dovremmo dire gli agenti della sanità, gli agenti sanitari dell'azienda sanitaria provinciale, ma anche da parte di chi ha la responsabilità di tutelare l'ambiente. Ci sono tanti volontari ad Augusta, tante associazioni, c'è Italia Nostra, ci sono anche tante altre realtà molto belle, molto significative. Io mi domando, tutti questi amici di Augusta conoscono questa realtà? Conoscono questo degrado? C'è anche un telaio di una motoretta, probabilmente rubata e buttata lì, si vedono anche i capelli, probabilmente di una parrucca, speriamo che sia così. Comunque, ecco, state vedendo tante cose che se fossero eliminate, noi potremmo avere un'area di grande rilievo ambientale, naturalistico, e potremmo addirittura fare la passeggiata lì d'estate, anche una bella stagione come adesso, questo periodo di bella stagione, perché le luci ci sono, o perlomeno l'impianto c'è, manco le lampadine, i marciapiedi, e se fossero privi di erbacce sarebbero comodissimi. Quindi la domanda è questa: chi ha interesse a che quell'area
sia degradata in questo modo così indecoroso, incivile, vergognoso. Ecco, con questo punto interrogativo per ora noi ci lasciamo, con la riserva mentale e giornalistica insieme e civica insieme, che dobbiamo ritornare soprattutto per vedere se c'è in effetti qualcuno che ha a cuore le responsabilità di questa città di Augusta.